Già domani, buonasera, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. Tutti i temi che abbiamo affrontato in questa lunga giornata di notizie che naturalmente troveremo anche sui giornali tra poco in edicola. Il mattino di Puglia e Basilicata, di corsa a piccoli passi per imporre il vaccino, l'estensione delle limitazioni dagli uffici pubblici ai supermercati per rendere inevitabile il siero. Speranza, senza il Green Pass si perde il lavoro, CGIL sulle barricate, governo e Parlamento si assumano la responsabilità dell'obbligo, tutte le contraddizioni dell'esecutivo, a partire dai trasporti. Senza certificato verde non si può prendere un treno a lunga percorrenza, ma si può andare sui mezzi urbani stracolmi di persone. E poi ancora Draghi al vento, il Green Pass che spacca la maggioranza, la Lega vota con Fratelli d'Italia contro il pass per stare al chiuso nei locali. Questi i temi affrontati dal mattino di Puglia e Basilicata. E poi la scuola nel caos, ma c'è chi festeggia in abito da sposa in Puglia, dove scontro sui doppi turni. Carmela corre a firmare l'incarico di insegnante di matematica prima del matrimonio. Vedete, proprio in abito da sposa, però, scrive il mattino di Puglia e Basilicata, il rientro è senza certezze, Bianchi apre ai tamponi salivari. Sembra che comunque questa spaccatura in seno alla Lega non sia una cosa nuova, ecco. C'è stata già nei giorni scorsi e più che preoccupare l'esecutivo, mi sembra che preoccupi davvero il carroccio internamente, perché c'è una parte che è più legata a Giorgetti, anche all'ala dei governatori della Lega, che insomma mal digeriscono questo atteggiamento di una parte della Lega, che ricordiamo strizza l'occhio agli indecisi per non lasciare un mercato elettorale molto appetibile esclusivamente nelle mani di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, ed è per questo che in Parlamento si stanno verificando questi movimenti, ecco, che sono naturalmente mal digesti al PD. La Lega ha paura di Giorgia Meloni, ma secondo me non c'è alta tensione né sul Green Pass, né nella maggioranza, né nel centrodestra, né nella Lega. È un giochino da due forni, è un giochino da due forni a cui peraltro la Lega è abbastanza abituata, quella di essere di lotta e di governo. In qualche modo è una frase questa del partito di lotta e di governo, peraltro che è stata coniata proprio in relazione al carroccio. La Lega ha paura che Giorgia Meloni all'interno del centrodestra diventi la forza dominante, cosa che i sondaggi più o meno stanno certificando tutti, e ricordiamo che il centrodestra è dirimente per decidere chi sarà premier in una futura squadra di governo. Noi sappiamo anche, secondo dato, che il centrodestra è nettamente favorito alle prossime elezioni, più o meno da quando, diciamo, c'è il governo Conte bis, che la coalizione di centrodestra si è attestata attorno al 46-47%, e all'interno della coalizione sono cambiati i pesi, ma non è mai cambiata, diciamo, la forza complessiva della coalizione. C'è stato un travaso interno, diciamo, prima da Forza Italia alla Lega, poi dalla Lega a Fratelli d'Italia, ma più o meno il peso della coalizione è rimasto quello. Con quel peso si governa, con quel peso si vincono le elezioni, ma ovviamente se il travaso tra Lega e Fratelli d'Italia continuerà in questi termini, e tutto lascia supporre che accadrà, perché Fratelli d'Italia è l'unica forza dell'opposizione ed è in grado di drenare tutto il dissenso contro il governo Draghi, queste proporzioni in qualche modo porteranno Giorgia Meloni presumibilmente a Palazzo Chigi al posto di Matteo Salvini. Matteo Salvini lo sa e ovviamente cerca di tenere il piede in due scarpe, con un piede dentro il governo, piccolo dettaglio, senza Matteo Salvini, senza la Lega il governo cade, e con un piede fuori dal governo, soprattutto, diciamo, in battaglie che sono più di testimonianza che altro, che sono più simboliche che altro. La Lega che ritira gli emendamenti e che vota gli emendamenti di Fratelli d'Italia che non sarebbero comunque mai passati è il segnale in qualche modo che si vuole dare all'elettorato: ok, non è solo Fratelli d'Italia essere critica contro il Green Pass, essere critica contro certe misure, ma questo è un'ambiguità che comunque Draghi tollera, anche perché senza la Lega il governo non va avanti, ovviamente fino a che non farà danni seri, ad esempio far cadere realmente la maggioranza e il governo su alcuni dei suoi provvedimenti. Io non credo che avverrà mai.